Pocho Banegas, quanto fa male non far fruttare una meraviglia, una perla come quella che tu ci hai fatto vedere in campo oggi? No, no, è un peccato il risultato, perché penso che abbiamo fatto un'ottima partita. E penso sia l'andata che oggi abbiamo fatto due delle migliori partite nostre, a mio avviso, e raccogliere solo un punto purtroppo fa male. E penso che abbiamo creato tanto, che potevamo chiuderla prima, e sappiamo che il Chieti è un'ottima squadra, quindi appena li lasci mezza palla lì, loro sono capaci di fare gol in qualsiasi momento. Quindi un peccato, peccato per il risultato, sono molto dispiaciuto al di là del gol, perché veramente abbiamo fatto scappare altri due punti. Pocio, una squadra piena zeppa di giocatori coi piedi buoni, e allora ti chiedo, facendoti anche un po' arrabbiare, credo, ma sempre col sorriso tra le labbra, ogni tanto bisogna buttare il pallone in tribuna? Sì, forse sì, ma c'è nel nostro DNA, noi cerchiamo di giocare, cerchiamo di giocare palla a terra, quindi magari ci vuole, come dici te, ogni tanto, però è stata una palla persa purtroppo lì nei tre quarti, e è peccato che non siamo riusciti a buttare, come dici te, però ecco, c'è nel nostro DNA, il mister ci chiede di giocare, penso che l'abbiamo fatto molto bene. L'umore all'interno dello spogliatoio lo immagino, però un punto che avete analizzato, poi ne parleremo spero con Roberto Cappellacci, dal quale ripartire, perché ora si gioca col Monte Rotondo, che sulla carta, ovviamente, lo dice la classifica, è qualcosa di diverso rispetto a voi, ma tra due settimane arriva il Campobasso. Sì, sì, è un punto, come ti dico, adesso a caldo ti dico che sono due punti persi, ma sono sicuro che sarà così, analizzando un po' a caldo la parte, come ti dico. Poi il Monte Rotondo assolutamente non è da sottovalutare, l'andata qui abbiamo perso, quindi è un'ottima squadra che cerca punti per salvarsi, quindi sappiamo che questo campionato è equilibrato, come ti ho sempre detto, allora, quindi dobbiamo cercare di fare un'ottima partita, o meglio di quello che abbiamo fatto a Giacchieti, per cercare di portare i tre punti. L'ultima domanda è una curiosità, credo sia una soddisfazione. Ora il tabellino dei marcatori porta il tuo stesso numero di maglia, ne hai fatti 10. Sì, vabbè, è una soddisfazione, ma fino a un certo punto preferivo non fare gol e vincere questa partita, perché veramente era molto importante per noi continuare lì aggrappati al Campobasso, ma comunque ripartiamo da questo pari e cercheremo di vincere, come ti ho detto prima, domenica prossima.